Tanta gente ha voluto dare l'ultimo saluto a Maria Luisa Pagliai, moglie del professor Ivano Paci, presidente per 24 anni della Fondazione Caripit, morta all'età di 81 anni, lunedì scorso, nel giorno del suo compleanno, dopo una lunga malattia. Una commozione che ha coinvolto amici e amiche. Maria Luisa è stata per anni anche molto attiva nel mondo del volontariato, soprattutto è stata una guida e un capo scout a Gesci, nei reparti di Pistoia. La cerimonia funebre, con la messa celebrata da Don Alessandro, si è tenuta alla chiesa del convento di San Domenico. La figura di Maria Luisa è ricordata da Giovanni Palchetti e dal professor Giulio Masotti. Isa è stata una figura che ha accompagnato Ivano in una maniera veramente di autentica simbiosi d'amore, direi, per tutta la vita. Allora è stata un'esperienza lunga, preziosa, meravigliosa. Ora io non sono la persona più adatta per esprimere un pensiero su questa cosa, però devo dire che se Ivano è stato un eccezionale presidente, un grande professore, una persona di così grande spessore e rilievo, è stato anche perché ha avuto accanto una persona straordinaria da tutti i punti di vista, con la sua dolcezza, il suo lavoro, la sua continua simpatia. Lo ha accompagnato, lo ha aiutato e l'ha sostenuto. Veramente due persone quasi inscindibili, nonostante uno fosse evidentemente molto più conosciuto, ma la presenza di Isa è stata certamente fondamentale per lui. Credo che una parte del ruolo che lui ha avuto, l'ha avuto proprio perché poteva contare su una persona che lo aiutava al 100% e lui era sereno dal punto di vista della famiglia e poteva quindi esprimersi in pieno nella sua attività. Voglio anche dire che questa sua vicinanza credo che il professor Paci gliel'abbia ricambiata anche forse con una quantità maggiore d'affetto durante i 10 anni della malattia, e credo che questa sia stata veramente, seppure in maniera amara, la conferma di una vita coniugale fra queste due persone veramente esemplare.